Buonasera, sono Laura Antichi. Volevo risolvere il problema della registrazione della web conferencing in ambiente G Suite for Education. Il problema è che a Meet dal 30 settembre non permette di registrare le web conferencing e questo è un grave disagio sia per l'inclusione che per la documentazione delle operazioni di rapporto a distanza che si hanno con la classe. Ho trovato una soluzione a questo problema che mi ha portato ad utilizzare invece di Meet in ambiente G Suite Jitsi. Per fare questo basta andare nei tre puntini e partire da Calendar. In Calendar posso, oggi è sabato, facciamole qui, possiamo aggiungere una web conferencing, sono in ambiente G Suite, lo ribadisco e aggiungo qui Jitsi. Prova. Add e Jitsi Meeting. Quindi alle 10:30, alle 11:30 ci sarà questa web conferencing. Add e Jitsi Meeting. Mi dice quindi di aggiungere invitati. E posso, come vedete, aggiungere qui gli utenti di G Suite della scuola o dell'organizzazione, in questo caso dell'organizzazione. Posso anche, va bene, aggiungere, vedete, sono tutti dell'organizzazione di G Suite. Ok, ne aggiungo alcuni, tanto per aggiungere alcuni di prova, esempio due di prova, questo, aggiungi, potrei aggiungere anche l'intera classe, vabbè, adesso aggiungo due utenti, ecco. E quindi ho invitato gli utenti. Ok, posso a questo punto andare a salvare, salva, e vi dice inviare un'email di invito agli invitati di Google Calendar, invia, quindi invita ospiti esterni, vabbè, lascio. E a questo punto vado su il Jitsi Prova e mi dice di appunto mi dà tutti quanti i dati e mi dà anche il link, questo link a cui mi connetto. Chiede di usare il tuo microfono e adesso il microfono dentro Jitsi è disattivato perché sto registrando con un software esterno e voi vedete che mi si apre Jitsi e che in Jitsi anche la videocamera ha un problema perché la doppia videocamera.
e mi dà la possibilità di scegliere anche delle security option, ossia di far entrare le persone dopo che sono state approvate, potrei, dall'organizzatore. Quindi posso abilitare lobby, questo tasto, poi posso anche aggiungere una password a questo web meeting e quindi anche una struttura di sicurezza ulteriore per l'accesso degli utenti. Quello che mi interessava farvi vedere era comunque che è possibile registrare, infatti, dai tre puntini a destra e in basso. Qui inizia innanzitutto una diretta e poi inizia a registrare. Registra benissimo e la registrazione poi viene salvata in Dropbox. Ecco, questo è quello che ho trovato utile per poter ovviare all'inconveniente di Meet, che non dà la possibilità, lo ripeto, per l'account normale, quello che non è più enterprise, è gratuito delle scuole, di poter registrare le riunioni. Buonasera.